Il famoso commissario al Covid ci ha annunciato che arrivavano le mascherine FP2, che arrivava l'esercito a garantire i tamponi e le scuole e fare il lavoro di supporto. Ci ha garantito che c'era un accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per fare i tamponi. I medici hanno confermato qualche giorno fa che non c'è nessun accordo, che non c'è nessuna intesa. Le mascherine non si sono viste, l'esercito meno che mai. Caro Ministro della Pubblica Istruzione, noi siamo abituati a lavorare con serenità, ma non abbiamo intenzione di essere presi in giro da nessuno.